Allora, la situazione nei nostri ospedali per fortuna è molto migliorata. Prova ne è che ormai sono più di 3 settimane che c'è una continua riduzione dei ricoveri in terapia intensiva. Siamo passati da 1700 a circa meno di 1200 malati in tutta Italia, e credo che forse per la fine di questa settimana scenderemo sotto i 1000. E lo stesso avviene per la media complessità, dove la situazione è molto più complessa perché abbiamo moltissime persone che sono positive al tampone, ma che nella realtà non hanno il Covid. Quindi l'indicatore della media intensità non è assolutamente da prendere in considerazione. Dopodiché vediamo la situazione: siamo al 91% di italiani vaccinati, quelli over 12, che se si sommano ai circa 2 milioni, 2 milioni e mezzo di guariti, vuol dire che praticamente abbiamo anche noi, come gli inglesi, circa il 95% della popolazione generale che oggi è protetta dalle forme più gravi, e lo sarà verosimilmente per tutto il 2022 o buona parte del 2022. In questo contesto bisogna domandarsi se ha senso continuare con l'utilizzo del Green Pass, così come è stato fatto negli ultimi tempi, cioè fondamentalmente con una sorta di obbligo indiretto. Insomma, io credo che se al 31 marzo, come penso succederà, verrà levato lo stato d'emergenza, credo che almeno come è stato declinato negli ultimi tempi, il Green Pass esaurirà il suo compito. Ma perché dico questo? Perché più di così non riuscirà a ottenere in termini di vaccinazione, e siccome il Green Pass, almeno così io l'ho sempre interpretato e sempre sostenuto, serviva unicamente per far vaccinare di più gli italiani, mi pare che abbia raggiunto ampiamente il suo compito, credo che abbia esaurito il suo ruolo. Cioè, se pensiamo di tenerlo dopo il 31 marzo, porterà a vaccinarsi ulteriormente altre persone? Non credo. Non credo che servirà a far vaccinare altre persone in altre categorie, in altre classi. Chi non si è vaccinato fino ad oggi non si vaccinerà tanto facilmente dopo il 31 marzo. E quindi sarebbe soltanto un modo di un muro contro un muro, continuare a mostrare i muscoli. E evidentemente poi, se si dovesse decidere di mantenerlo oltre il 31 di marzo, è una decisione che spetta unicamente alla politica, e quindi non è più una misura sanitaria, ma diventa una misura politica, e quindi si vorrà in qualche modo continuare la contrapposizione nei confronti di chi non si è vaccinato, che, ripeto, fa malissimo a non farlo, perché la vaccinazione serve a proteggere dalle forme più gravi, ma che a un certo punto non credo che dopo il 31 di marzo, se qualcuno non l'ha fatto fino a quella data, lo farà. Dopodiché, togliere il Green Pass tout court, ma magari lasciarlo per alcune attività, non so, fondamentalmente quelle più rischiose, per andare a visitare una persona in un RSA o in un ospedale, forse è meglio sapere di essere vaccinati o sapere di essere guariti per prendere un aereo, non lo so, bisogna evidentemente valutare. Dopodiché, stoppare il Green Pass al 31 marzo non vuol dire eliminarlo del tutto. Domani dovesse essere che si ritiene che tutti devono fare, dico io, un'altra dose di vaccino, si riattiverà per un periodo in cui si dirà che per fare certi tipi di attività è meglio essere, come dire, guariti o protetti in maniera adeguata. Credo che questo atteggiamento, che mi auguro che avrà la politica, vada nell'idea anche del buon senso, non dico della riconciliazione, perché sarà difficile avere una riconciliazione, però quantomeno evitare queste contrapposizioni che, se servono, è bene che ci siano, ma francamente non so a che cosa possono servire.